buono. Questa vineria è stata fondata nel 1994, quindi è abbastanza giovane. Allora, proprio in questa sezione è, come detto prima, è il processo tecnologico, è qui che inizia tutto. Praticamente abbiamo visto la parte tecnologica di come si fa il vino, quando viene trasportato, e ora vediamo proprio la parte della fermentazione vera e propria. Allora, questa è la zona della fermentazione di vino. Qui hanno 72 botti di questi qua. Questa collezione hanno più di 60.000 bottiglie e sono sia vini molto secchi ma anche vini molto fortificati. E ora stiamo per degustare un ice wine, e di solito tutte le cantine fanno solo il bianco e il rosso, ma noi stiamo per degustare un rosé ice wine, perché sappiamo che l'ice wine è un tipo di vino che è molto dolce, ma che l'uva si raccoglie a temperature molto molto fredde, tipo meno 6, meno 8 gradi. Buonissimo, dopo il quarto bicchiere anche più buono. Io da bimba saltavo su questi letti, era il mio letto preferito, sempre a saltare a casa della mia nonna. Io ci ho fatto un militare. Ora non rischio di saltare, ovviamente. Venite che sei più magra, Tania, vieni a saltare se vuoi. Andiamo in Sardegna, dove vuoi andare? Sì, se vuoi bianco. Buon Natale. Buon Natale. Molto buono. Saporita e si mangia benissimo con questi denti bellissimi qua. Bravi! Dopo un giorno pieno di avventure, che siamo andati a visitare la cantina, siamo andati a vedere praticamente tutti i dipartimenti di come viene maturato un vero vino, ora ci rilassiamo, i nostri pazienti stanno mangiando il cibo tradizionale moldavo, tutti i gusti, tutti i sapori, e ci stiamo rilassando veramente molto molto bene. Quindi siamo contenti che la nostra prima gita di quest'anno è andata alla grande, sicuramente non ci fermiamo qui. Qua è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza culinaria, poi noi piace assaggiare sapori del posto, ci piace viaggiare, e quindi questa è stata un'esperienza completamente diversa, perché non è come viaggiare in Europa. E poi voi, anche voi ragazze, siete molto accoglienti, siete stati disponibili. Bisogna dire anche questo, perché io sono stata curiosa di sapere qualcosa anche della vostra cultura. Mi ha fatto molto piacere, perché non avevamo avuto ancora la possibilità di parlare di queste cose. Grazie di cuore per questa bellissima giornata. Sì! Beh, io sono stato bene, compagnia ottima, il posto è bellissimo, e non vedevo l'ora di farlo e sono rimasto soddisfatto. Mi sono proprio divertito, sì, mi piace questa cosa. Poi quando tornerò per il controllo spero di riuscire a fare un'altra giornata così. Yeah!